Per agevolare l'integrazione tra piccole e medie imprese toscane e quindi renderle maggiormente competitive sul mercato, la Regione ha finanziato con 3 milioni di euro un nuovo bando. I contributi in conto capitale potranno essere utilizzati da reti di aziende, il numero minimo richiesto è 5, per investimenti da 100.000 a 1 milione di euro, legati sia a processi di acquisizione, fusione o incorporazione, sia per l'acquisto di macchinari, attrezzature o beni immateriali come licenze, brevetti, consulenze, l'utilizzo di temporari manager. Questo finanziamento di 3 milioni è un primo finanziamento a cui, laddove la misura tirasse, saranno aggiunte altre risorse. Pensiamo che sia davvero uno strumento utile e importante in una fase di difficoltà come quella che stiamo vivendo per rendere più forte il nostro sistema di imprese rispetto alla possibilità di acquisire nuove quote di mercato, ma vorrei dire anche per mantenere quelle quote di mercato importanti che le nostre imprese hanno sui mercati internazionali. Sono previsti ulteriori contributi per le aziende che assumono nuovo personale, soprattutto nel caso di donne, giovani, disoccupati e cassa integrati. A breve un nuovo bando prevederà anche aiuti per la formazione.